è una cultura al plurale, un titolo potente. Un titolo molto potente, anche visti i tempi che stiamo vivendo. Quindi l'intenzione del sindaco Manfredi anche quest'anno è stata quella di offrire alla città un grande palinsesto di eventi. Quest'anno ci saranno anche le mostre d'arte, quindi abbiamo coperto tutte le manifestazioni artistiche, la danza, il teatro, il cinema, un ampio ventaglio di rassegne, 150 eventi, 80 soggetti che hanno partecipato, 31 assegnatari e vincitori, per veramente 23 giorni di programmazione, e quindi un impegno imponente anche dell'amministrazione per un bando che più o meno è costato circa 500.000 euro. Però siamo molto contenti perché è l'intento del sindaco quello di manifestare l'indirizzo di politica culturale attraverso un bando e chiedere quindi alla città i progetti. Questi progetti sono arrivati e sono di ottima qualità. Inoltre vorrei dire che accanto ad altri Natali c'è anche una programmazione del tradizionale Natale a Napoli, quindi ci saranno tutta una serie di concerti che accanto al bando Altri Natali allieteranno la città e i turisti per tutta la durata delle festività natalizie. Una rassegna importante perché continuiamo il percorso di policentrismo, quindi città della musica, quindi anche audiovisivo e tutte le altre espressioni artistiche, non solo al centro di Napoli, ma una città che non ha periferie, una città quindi che include, e in questo è una manifestazione molto importante. Ci saranno attività anche dedicate ai bambini, nello specifico? Sì, ci sono laboratori didattici e soprattutto ai giovani, oltre che proprio ai bambini. Perché? Perché Napoli è una città molto giovane, ma in realtà spesso si dimentica proprio della sua forza maggiore, che sono i bambini. La programmazione di Altri Natali sarà completa perché dalla musica al teatro c'è di tutto, però una particolare attenzione alla musica è stata data anche con un ulteriore programma che sarà accanto al Altri Natali. Sì, diciamo che la musica a Napoli è molto centrale, il progetto Città della Musica è un progetto che sta andando avanti, sta dando grandi soddisfazioni e quindi siamo sempre molto presenti, ma in realtà la particolarità è che la musica si coniuga perfettamente anche con l'audiovisivo e anche con tutte le altre espressioni di arte dal vivo, quindi in questo senso c'è molto spazio alla musica. Il 23 è la seconda edizione di questo evento che caratterizza l'offerta culturale del Comune di Napoli. È un'occasione per presentare le tante esperienze dei Natali che vengono da tutto il mondo. È un senso di pluralità della cultura e dell'offerta culturale che guarda tutte le religioni, guarda tutti quelli che sono le culture, a tutte quelle che sono le sensibilità sociali, alle diverse fasce generazionali. Altri Natali è proprio la pluralità di una festa che viene però di una ricorrenza che viene interpretata guardando a tutti i punti di vista. Ci troviamo in compagnia di Veria Ponticello, direzione artistica del progetto Il Natale dell'Uno con l'Altro, che rientra ad ampio spettro nella rassegna Altri Natali, organizzata e promossa dal Comune di Napoli. Quale sarà il Natale, il vostro Natale? Sicuramente la rassegna abbraccia la città e i suoi artisti ed è una cosa meravigliosa. Noi contribuiremo con una rassegna artistica che prevede 3 spettacoli e un laboratorio di alfabetizzazione emotiva attraverso il teatro e la pittura, con l'atelier di pittura di Simona Occhiuzzi e la partecipazione come docente di Giovanna Sannino, attrice della fortunata serie Mare Fuori. La rassegna prevederà
3 spettacoli in particolare e il nostro fil rouge è il mare, luogo di contaminazione, di gioie ma di sofferenze e anche di racconti che non sempre purtroppo hanno, lo sappiamo bene, un lieto fine. Il mare Nostrum, quindi luogo di contaminazioni, e questa rassegna non poteva non vedere la sua realizzazione in una location che affaccia sul mare, sul nostro meraviglioso mare di Santa Lucia in arte Vesuvio. Vedremo la realizzazione anzitutto della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e linguistico napoletano con una conference spettacolo di Raffaele Viviani, che tanto ha raccontato realisticamente il mondo dei migranti, per arrivare poi ad approdare alla storia di 2 innamorati africani che dovranno attraversare 1000 peripezie e attraversare il mare per cercare fortuna altrove. Un mare quindi visto come anche ponte di speranza. Naturalmente queste storie non possono non essere cullate dalla musica, la musica dell'ensemble della scuola dell'Accademia Napoletana dei Mandolini, diretta dal maestro Squillante, che ci racconterà musicalmente il percorso artistico-culturale, le contaminazioni da Napoli al Portogallo con il mandolino, il bazooki, l'oud marocchino, fino ad arrivare alla chitarra portoghese.